a tal proposito, mi è venuto in mente un aneddoto su maestro Pierluigi la Palestrina. Potete sapere che nel Medioevo si era cercato di creare un simbolismo musicale che rappresentasse la Trinità. E si era deciso di usare il tritono, cioè una sequenza di accordi tutti distanti tra loro, una sequenza di note tutte distanti tra loro di tre toni, il famoso tritono, che ha questo suono. Solo che ci si era accorti che era altamente dissonante, era un intervallo tensivo che creava ansia, per cui non poteva rappresentare la dolcezza della Trinità. E venne scartato quindi dalla Chiesa, dai cori polifonici, tant'è che i papi del tempo, con delle bolle papali, lo vietarono, e questo tritono divenne il tritono del diavolo. Quindi chi usava il tritono faceva musica del diavolo. E ci sono anche rappresentazioni dell'epoca del diavolo che suona il violino davanti al capezzale dei moribondi e suonando il tritono. E quindi fu vietato. Per Luigi la Palestrina invece nel XVI secolo, nel 1500, e con la polifonia decise di utilizzarlo, ma nascondendolo alle orecchie profane della chiesa, dico profane perché magari non erano musicisti, quindi lo nascondeva all'interno di progressioni e di armonizzazioni, sostituendolo magari con l'accordo di dominante di quinta bemolle. Non entro ora nella particolarità tecnica. Ad ogni modo, se voi avete presente per esempio By the Rivers of Babylon, una canzone famosissima, gli Animals, commercializzata in vari ambiti musicali, diciamo, l'origine di questa canzone è un salmo della Bibbia che musicò proprio per Luigi la Palestrina, Super Flumina Babylonis. Marco Pagliari, che canta musica gregoriana, sicuramente lo sa anche eseguire. E diciamo, come nasconde questo tritono? Ve lo faccio sentire. Diciamo, la sequenza è questa. All'interno di questa piccola sequenza, degli incipiti di Super Flumina Babylon, abbiamo il tritono, cioè questo passaggio qui. Questo è il tritono. Sono voci armonizzate, io faccio con la chitarra, ma sarebbero tre voci che creano questo suono. Questo così, in sostituzione di questa cosa che è equivalente, sentite, questo è il tritono. E ci è andato avanti con lo Stabat Mater, con tutto il suo quintetti, con tutto il suo repertorio, nascondendolo quindi alla Chiesa attraverso queste armonizzazioni particolari. Diciamo quindi che per Luigi da Palestrina potremmo considerarlo il primo rockstar della storia, perché il tritono si usa molto per esempio nell'hard rock, soprattutto nel metal. Vi faccio sentire perché è tensivo, sentendolo così. Sentiamo armonizzato. Se non risolve è assolutamente tensivo. Quindi diventa anche e a questo punto diventa